questo odore di merda. Tentiamo l'ultimo piano. Andiamo, Roby. Intanto vediamo il nostro Orlando che ci farà un commento della casa. Stupenda. Ti è piaciuta? Sì, sì. Come, hai già fatto tutto il primo piano? No, sotto qua il piano. Ti è piaciuto? Sì. Ottimo. Bello. Grande. Il piano è forte. Dove andiamo, destra o sinistra? Non so, dimmi, ci sono altre scale che salgono. Allora, sinistra. Com'è, Mary? Sì, beh, lampadari veramente a casissimo, cioè. Sì, vero. Mary, dove ci consigli di entrare? Qua? Oh, vieni, Roby. Vai, vai pure, che io intravedo, ma esalto tra poco. Ma che roba. Ma vi rendete conto, ragazzi, che è abbandonato e siamo qui dentro? Mi sento ultra onorato. Sono curioso ora di vedere il bagno. Cioè, mi sembra tutto che... rosa. Sì, è proprio contrastantissimo a livello cromatico. Ma che bello. Ma che roba è? Ma è bellissimo. Scusa. Sì. C'era dentro qualcuno. Madonna nuda. Comunque destra. Qua lo vedo un po' massacrato. Ha avuto denti migliori. Sì. È rimasto comunque un bel... bello. Sì, un bel lampadario è rimasto. Si muove perché c'è il vento. Sì, sì, guarda. Non è Don Mario. No. Queste sono proprio tutte rovinatissime. Sì. Oh, madonna, cosa è successo qua dentro? Ah, un tornado. Mamma mia. Guarda che bello sto cesso. Intimo. Cioè, tra l'altro che forma è l'imbasso. Ma c'è anche la doccia. Sì. Tutto ricavato. Wow, sì. Che stanza claustrofobica. Però intima. Sì, esatto. Ah, mia, quanta polvere. E ora entriamo nella stanza dove Maci stava facendo le foto. Che bello. Ma che bello. Ma sembra uscito da una favola della Disney. Sì. Ma che roba. Ma è spettacolare. Mamma mia. Penso che una roba così ti costi veramente. No, è artigianale. Cioè, sì, una roba infinita. Ma è troppo bella questa stanza. Veramente. Cioè, Roby, assurdo se non ci pensi. Queste poltrone. Sì, ma. È bellissima. C'è un contrasto di colori che non metterei mai in casa. È stato ricoperto un altro affresco sotto. Sì, è vero. Evidentemente è una casa molto, molto storica. L'hanno fatta tipo un po' più moderna. Sì. Com'è, Carletto? Ti sta piacendo? Molto, molto bella. Veramente contento. È abbastanza anche grande. Cioè, sì. Sto anche un po' perdendo. È gigante, è vero. Hai trovato vestiti e visto se c'è qualcosa? No, zero vestiti. Però mi sto riprendendo in questo momento. Radica? Non lo so, ma penso che non potrò mai permettermelo. Se compro quello non compro la casa nella mia vita. Tetto. Boh, andiamo con calma. Rompiamo le balle al nostro. Sì. Se vuoi parlare anche un po', Ale, non ti offendere. Non so cosa dire. Grazie. Altra arte che si spreca. Sì. Van Gogh sto giro. Sì, Van Gogh. Ma la fontanella qua. Bellissima. Cioè. Tipo, sapete cosa sembra? Tipo acqua santa. Cioè tipo roba che c'hanno una cappella qui una vicino. Una cappelletta. Sì, sarebbe figo. Guarda qua. Sì, la terrazza è bellissima. Guarda qua. Cos'è? Un bagno. Ogni bagno di ogni colore. Sì, ma in ogni buco. Ma che bello. Ma c'è spettacolo, tra l'altro, puoi filmarlo così dall'alto. Tanta roba. Qua si esce fuori. No, non vedo niente. Vai. Questa è la parte del... C'è roba! Ma che cazzo mi viene?
niente. È magnifico. Tutto questo è magnifico. Cioè, ma che vista? Sì. Ma qua è proprio un cinema totale. Sono a casa da mille di euro. Oggi sì. No, vabbè, cioè qua stiamo superando. Ma è bellissimo! È bellissimo! No, vabbè, cioè, ma guarda queste tende rossissime! Quale bambino non vorrebbe una camera del genere? Sì. Ma guarda qua! Ma è bellissimo! Guarda che giochi! Sì. Le figure logiche, esercizio della riflessione e insieme e hanno le attività logico matematiche. Cioè sì, ho capito, però questi quelli veramente crescevano dei piccoli Einstein. Guarda la roulette. Sì. Ma che è? Allora, se sei bravo vai di scienza, altrimenti vai di fortuna. Insegnano la logica e la matematica per vincere al casino, sono dei geni. Probabilmente il dottor Pazzaglio. Effettivamente l'effetto così è molto cattivo. Sì. Sì, è veramente cattivissimo così, però molto bello. Qui dentro cosa c'è? Vai, vai, Ale, no, te. Di là c'è una camera bella. A te l'onore, ci sarà un bagnetto. Ci sarà una cabina armadio. Sì. Invece... Cos'è? No, no. Io mi aspettavo un bagno, sì. C'è qua. Bello, vero? Adesso ci fa strada anche Carletto. Guardate che culo. Bello, tosto, eh. Minchia, ragazzi, ma sono... cioè, sembra di essere ad Amsterdam. Gli scalini che sono altissimi. Allora, sono scalini del Duomo, questi? Sì, vero. Sarà ancora. Sarà ancora, Robby. Vieni, una torre, venite, venite. Allora, non è finita, eh? Come non è finita? No. Qui abbiamo una splendida vista sulla collina. Vediamo. Questa qua era l'apertura per gli addobbi natalizi. Andiamo proprio su. Ancora più su. Terza, fuori. Si esce. Occhio, Robby. Si esce. Siamo ufficialmente sopra? Sì, sì. Che troia. È la prima volta che saliamo su un terrazzino. Madonna. Con una torretta. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto dove cazzo siamo? Siamo sulla cima del fottuto mondo. Ci siamo più alti del Pinerolo. Guarda, la chiesa, che bella. Sì. Poi scopriremo se è abbandonato o meno. La vastità del cazzo che è veramente bellissimo, c'è cioè una roba pazzesca. Com'è, Carlo? Una meraviglia. Sì, veramente vero? Una visuale bellissima. No, ma scusa, ci vede chiunque. Ma che bello, che bello spettacolo. È spettacolare. Da qua poi si possono anche trovare altri luoghi abbandonati. Ragazzi, è fenomenale, veramente non abbiamo parole, cioè ci sentiamo sulla cima del mondo in questo momento. Ed è figo perché si riescono a vedere altri luoghi abbandonati, quindi è utilissimo. Ma allo stesso tempo è veramente incredibile. Cioè, questa è la bellezza dell'urbex, avventure che uno dice non le farai mai, e invece riusciamo. Cioè, anche in video è difficile, sì. Pensa di persona. Sì, assurdo. Hai ragione, Robby, siamo praticamente alti come gli alberi. Pazzesco. Siamo un ent. E l'albero arriva fino a giù precisa. Sì, pazzesco. Sì. Niente, amici, io scendo perché mi sto anche un po' spaventando, sappiatelo. Però veramente tanta roba. Ragazzi, veramente casa magnifica, allucinante e incredibile. Cioè, gli aggettivi si sprecano, ma sicuramente una delle più belle mai visitate, enorme, piena di dettagli, piena di cose. Sono quelle esplorazioni che ci riempiono veramente il cuore, assurde. Dai. Si vola. Ok, ora. Dobbiamo passare di nuovo. Basso. Va bene. Lo senti? Beh, per forza. Thank you.
tutto il culo, quindi. Che miseria. Ok. Sei pronto? Non lo so. Vai. Tanto guarda come si lancia lì. Sì. È un'ora di aceto proprio. È diventato tutto aceto ormai. Vediamo. Preparati. Mamma mia. Oh mio Dio. Ma che bello lì in fondo. Cioè a parte qua che sì. È qualcosa veramente di assurdo. Una sì. Madonna. È magnifico. È bellissimo. Sono giri dell'87. I bottigliati. Ancora chiusi. Madonna. Ci sono delle marche note qua. Wow, tipo una casa Moet. Sono un sacco di bottiglie di champagne ancora sigillate. Mamma mia. Lemon soda, Fanta, San Fanta, Vittè. Coca-Cola vecchissime, c'era San Pellegrino di guarda se quelle hanno. Lì. Allucinante, veramente. Veramente allucinante. Qua c'è. Boh. Qua c'è qualcosa. C'è un vetro lì. Qua finisce o c'è qualche porta? Finisce praticamente. Eh sì. Guarda che roba. Questi erano i vini non antichi di più. Guarda le etichette. Francesi. Che miseria. Mamma mia. Questi erano veramente non benestanti già di più. Ok ragazzi, scusate la velocità delle riprese. Scusate se non guardo in camera, ma sto guardando a terra le scarpe che sono stracciate. Comunque, l'esplorazione è praticamente conclusa. Ora raggiungeremo gli altri e faremo la conclusione. Veramente una roba spettacolare a sto giro. Ragazzi, ma che bello. Ma che bello è stare insieme a tutti. Non si vede niente adesso, si scende, c'è un giardino botanico tipo con il pergolato. Cammini, c'è una piscina bellissima lastricata. Sì. Aspetta, ma la accendo. Cazzo, scusami. Piscina bellissima lastricata. Dove? Giù. Eh? C'è anche una grotta segreta che abbiamo trovato di Ale. Vai, ragazzi, la corriamo. Piscina la dobbiamo fare di giorno. La cantina l'hai vista? Sì, la cantina sì. Piscina no, piscina. È qualcosa di da solo. Sì, ma veramente. Bene. No, ma è solo che questa luce non si vede niente. Aspetta. Questa qua? Ma veramente? Guarda. Ma veramente? Sono 25 gradi. Fa grandissimo. Perché c'è una presa dalla corrente? La corrente. Cosa? Cosa c'è lì? Praticamente si scende? Cosa? Si scende nell'inferno ma è murato. Ah. Vai, metti. No. Vai, Carletto. Vai. Sì, esatto. Ok, mentre Carletto e Jerry sono giù, noi ne approfittiamo e andiamo a vedere al volo la piscina, anche se è molto, molto buio. Vediamo pure questa cosa. Io stento veramente a crederci che questa villa della Madonna abbia tutte queste cose bellissime. Sì. Ci credete. Vai, non vedo l'ora. Qua, ci sono i piedi che c'è un crollo brutto ma si passa. Sì, a cavolo sì. Perché sono proprio cresciute le radici degli alberi. Cioè ragazzi sembra di scendere all'inferno. Ma guarda che alto. Ora, luci giù un attimo. Che a sinistra è abitato, c'è le luci accese. Okay. Sentiamo a pelo a destra subito. Si vede niente. Si vede proprio niente. Cavolo. Porca miseria. Andiamo adesso alla luce. Vai. Guarda qua. Tutto pergolato. Sì, è la piscina. Andiamo di qua. Sì, cioè guardate quanto siamo in basso rispetto a dove eravamo prima, aveva delle mura praticamente. Torna qua. Ah, che bello, mamma mia. Questa era la piscina. Ma stiamo scherzando, ma ti rendi conto quanto era grossa questa proprietà? Madonna. Ma pure.
Ma veramente. Minchia, tutto mosaico poi. Mosaicato. Porca Eva. Si alza. Ma guarda là in fondo. Sì, sì, sì. C'è pure la porta. Sì, sì, sì. Ma quanto sono alto. Muore la casa. Porca miseria. Altissimo. No, ma è una proprietà magnifica questa. Troppo bella. Veramente epica. Wow. Ah, guarda, si poteva sedere anche da qua. Pensa. Questi erano tipo dei locali ripostiglio. Quanti cambiavi qua, sì. Costume, cabina. No, ma è assurdo se ci pensi. Bene, ora mi torniamo. Si sale di qua. Si sale di qua, a posto. Speriamo veramente di avervi fatto vedere un qualcosa di magnifico anche oggi, che ne sia valsa la pena del vostro tempo. Io sono cottissimo, perché è tutto il giorno che stiamo esplorando, e filmare tutto il giorno è veramente massacrante. E niente amici, visto che alla fine nessuno è uscito, abbiamo deciso di scendere anche noi e di vedere sta roba. Cos'è sto rumore? Guarda, insomma, sono le segrete. Cioè, guarda, spegni il... se riesci a passare la ripresa. Spegni. Eh sì, la ripresa si riesce a fare. Mamma mia. Ok, si esce amici miei. Ora ritorniamo in strada. E che dire, è finita. Aspetta che chiudo, che non so se può uscire. Oddio, si intravede pure una persona nella sua casa che sta, penso, cenando. Una cosa divertentissima. Ora si è alzata in piedi. Ci siamo ragazzi. È finita. Orlando Bloom che saluta. Grande. Noi concludiamo qui il nostro episodio augurandovi il mare e alla prossima esplorazione venerdì prossimo sempre qui sul nostro canale. Bella raga.